tutti, ma soprattutto buongiorno a tutti. Soprattutto buongiorno alla rappresentanza degli agricoltori ai quali abbiamo voluto riservare il posto d'onore, perché le questioni di cui tratteremo oggi e il motivo della convocazione di questa conferenza di sindaci della fascia metapontina interessa in primis loro, che si muovono in un settore, quello dell'agricoltura, che se da un canto è di primaria importanza per il nostro territorio, d'altro canto si dibatte in una crisi variegata e profonda. E allora fare massa critica, fare squadra, ci sono i sindaci oggi appunto qui della fascia metapontina, mi sembra che certifichi e dia un segnale preciso di interesse per questo comparto che, ribadisco, è di primaria importanza e che ci occupa e per certi versi ci preoccupa. Passeremo subito alla firma di un documento di principi e obiettivi che sancisce in maniera solenne il nostro impegno per andare incontro alle problematiche del settore, cosa che abbiamo già fatto, perché solo qualche settimana fa tutti quanti noi con Gianni Fabris siamo stati ricevuti in regione dal Presidente Pittella alla presenza dell'assessore all'agricoltura e alla presenza per, come dire, fare un focus immediato sul problema che ci affligge in questi giorni, quello della crisi idrica, degli elementi di organizzazione che si occupano del problema, quindi EPLI, autorità di bacino o consorzio. È stato, devo dire, un lungo e proficuo confronto. Continueremo su questa strada per indicare possibili soluzioni e comunque per affrontare il problema in maniera globale e soprattutto forti della coesione appunto dei sindaci che insistono su questo territorio in cui l'agricoltura rappresenta un interesse preminente. Passerei a questo punto la parola a Gianni Fabris, che entrerà nel merito di questo documento appunto di principi e obiettivi. Lo farà rapidamente perché poi passeremo alla firma, all'atto formale. Allora, grazie al sindaco Mascia, io sono contento perché siamo nella sala del Consiglio Comunale di Policoro, perché per quello che mi riguarda è il posto dove ho iniziato a occuparmi di iniziative sull'agricoltura ormai circa 25-30 anni fa, non ricordo nemmeno più. Questo è un punto per noi importante nell'iniziativa sul territorio. Io sarò molto rapido, poi peraltro ci sono i documenti che parlano da soli, che questa è una conferenza stampa. Io ringrazio naturalmente gli agricoltori e i non direttamente quelli che non interverranno per la presenza. È una conferenza stampa di presentazione del coordinamento dei sindaci e dei comuni del Metapontino in difesa dell'agricoltura. Questo diciamo, ci siamo già incontrati alcune volte, vorrei rapidamente spiegare, recuperando gli aspetti fondamentali che sono scritti nel documento che adesso sottoscriviamo, intanto per dire che io intervengo in questo incontro come rappresentante della rete dei municipi rurali. La rete dei municipi rurali è un'associazione il cui presidente è il sindaco di Cracco, il cui Pino. Vieni. Allora, la rete dei municipi rurali è un'associazione nata ormai 2 anni fa, nata durante la mobilitazione sull'IMU agricola. In quella fase noi partimmo dall'idea che
di non dividerci, di non cadere nella trappola delle divisioni fra sindaci, agricoltori, cittadini. Avevamo un obiettivo comune, che era quello di far tornare il governo sulla decisione che aveva assunto di imporre l'IMU agricola alle comunità, in una modalità peraltro assolutamente devastante per gli interessi di tutti i cittadini, non soltanto degli agricoltori. Quando siamo partiti nella mobilitazione tutti dicevano: siete dei matti, dove andate? Noi in realtà oggi possiamo dire con orgoglio che quella è una delle mobilitazioni, uno dei risultati che in questi anni noi abbiamo portato a casa. Il governo è stato costretto a ritirare il provvedimento, lo ha profondamente trasformato, grazie a, secondo il mio punto di vista, soprattutto alla capacità delle comunità di essere unite. L'atto fondamentale che ci permise di svoltare quella mobilitazione fu il Consiglio Comunale Aperto, convocato dal sindaco di Gravina in Puglia, che davanti a Piazza Montecitorio convocò appunto il suo Consiglio Comunale. Guardate, è un atto, per chi non è addetto ai lavori, i sindaci lo sanno bene cosa significa convocare un Consiglio Comunale in una piazza di Roma. Immaginate tutti gli aspetti istituzionali, legali, amministrativi, che non è stata cosa di poco conto, oltre che logistici. A quel Consiglio Comunale parteciparono circa 500 persone organizzate da noi con i pullman, e parteciparono 52 sindaci con la fascia tricolore. Quel Consiglio Comunale discusse ed adottò un documento che divenne la piattaforma comune su cui noi aprimmo la mobilitazione e facemmo la trattativa con il Parlamento e il Governo nazionale. Abbiamo portato a casa uno straordinario risultato. 6 mesi dopo il Governo è dovuto tornare indietro sulla sua decisione. Lo abbiamo considerato questo come un esempio importante, un esempio che ha superato anche la difficoltà degli stessi sindacati di riuscire a fare un'iniziativa efficace, non dico la responsabilità, ma la difficoltà. Da quell'azione ci ha mosso l'idea che affrontare la crisi, che la crisi dell'agricoltura non ha una risposta tecnica, non c'è una singola questione che ci permetta di risolvere i problemi, serve una grande reazione delle comunità, serve un'alternativa di sistema, serve una nuova riforma dopo la stagione della riforma agraria e fondiaria, che oggi restituisca senso a lavorare la terra, ridia reddito a chi produce, distribuisca in maniera giusta ed equa la grande mole di finanziamenti che invece vanno da tutt'altra parte in questo momento, e soprattutto permetta e garantisca ai cittadini di avere un territorio tutelato e un cibo sano a un prezzo giusto. Tutto questo richiede uno grande sforzo di società. Tutti i territori agricoli sono in crisi, soprattutto uno come questo, come il Metapontino, che è un grande territorio agricolo, è in crisi profonda. La crisi dell'agricoltura, che è crisi di reddito delle aziende agricole prima di qualsiasi cosa, è una crisi che trascina in basso tutta la collettività. Non la faccio più lunga. Con questa idea nasce la rete dei municipi rurali. Il punto non è dare una risposta tecnica o avere un singolo provvedimento, il punto è sollecitare una risposta di società. I sindaci sono il luogo naturale in cui le comunità, le società, la società si incontra. Ora, c'è un tempo per fare le polemiche con i sindaci, io non entro nel merito di alcuno delle dinamiche politiche della gestione dei comuni, evidentemente. C'è un tempo per fare le campagne elettorali e per votarli. Una volta che il sindaco è diventato il sindaco della comunità, al netto del diritto di tutti i cittadini di dissentire, di protestare, di proporre, di fare tutto quello che vuole, ma da quel momento in poi il sindaco è il rappresentante della comunità. L'idea che le comunità si riorganizzino, facciano sentire la propria voce ripartendo dal ruolo dei comuni, è un'idea che ci è assolutamente cara.
l'idea di rimontare anche lo svuotamento della funzione dei comuni, ridotti ormai a essere solo uno sportello in cui fai i conti con i disagi delle persone, ma perché tornino a diventare dei luoghi di partecipazione e di mobilitazione della società, ci è caro. La rete dei municipi rurali nasce così, è un'associazione, è costituita, c'è uno statuto, andate dentro il sito della rete dei municipi rurali, www.municipirurali.it.org, come vi pare a voi, trovate lo statuto, trovate la delibera di adesione, i comuni aderiscono con delibera a questo, alla rete. I cittadini possono aderire singolarmente, le associazioni, i movimenti, i sindacati, gli enti di ricerca, i soggetti imprenditoriali possono aderire. Noi stiamo facendo un lavoro per espandere la rete che era partita sulla questione del grano e che ha una sua sede istituzionale nel comune di Gravina in Puglia, peraltro, con il sindaco di Gravina in Puglia, che l'amico sindaco di Gravina in Puglia, Alessio Valente, che è stato uno dei soci costitutori e che è ancora il sindaco coordinatore del tavolo dei sindaci della rete dei municipi rurali, la stiamo estendendo in Sicilia, in Campania, oggi qui nel Metapontino. Si compie un atto in cui il coordinamento dei sindaci, che naturalmente la rete dei municipi rurali non è un'organizzazione, è uno spazio di partecipazione, evidentemente, uno strumento che mette insieme i sindaci siciliani con quelli lucani e quelli della Valtellina, per capirci, dentro uno sforzo comune, non è certamente un sindacato, un'organizzazione, una struttura verticale, una caserma, ma speriamo diventi sempre di più lo spazio partecipato delle comunità in cui fare questo compito. Qui c'è un documento, ci sono due documenti costitutivi, c'è il documento costitutivo della rete dei municipi rurali nazionali, che con il documento di intenti, e poi c'è il documento, come vedete, di principi cui faceva riferimento il sindaco Mascia prima, del coordinamento dei sindaci del Metapontino, che riassume queste cose e che fissa quattro assi di azione concrete. La prima azione concreta è supportare, da cui poi faremo conseguire nel comunicato stampa che segue delle prime indicazioni. Il primo atto è quello la prima azione è quella di promuovere nella società dei presidi utili ai cittadini. Pensiamo a sportelli, pensiamo a iniziative, per esempio ne cito una, tre operative che cito immediatamente. Stiamo lavorando all'idea che nasca nel Metapontino finalmente uno sportello di assistenza sulle questioni dell'indebitamento dei cittadini e delle aziende agricole, coordinato e partecipato dalle fondazioni anti-racket e anti-usura, per fare un'azione rivolta ad ascoltare ma soprattutto ad agire per sostenere i cittadini indebitati e le aziende indebitate su questo terreno. Stiamo lavorando per costituire, dopo l'incontro fatto con il presidente Pittella sulla questione dell'acqua, a un gruppo di lavoro operativo sulla vicenda dell'acqua che lavori concretamente nelle prossime settimane per garantire percorsi e strumenti sulla vicenda dell'acqua, e un altro gruppo di lavoro che lavora sul crollo del reddito delle aziende agricole. Qui c'è un problema di trust, c'è un problema di regole commerciali, c'è un problema sicuramente che le norme sul commercio non sono rispettate. Sta di fatto che gli agricoltori del territorio lo sanno bene: se c'hai un albicocchetto che ti è costato 7.000 euro per portarlo alla campagna di raccolta e arriva il commerciante e te lo paga 2.500 euro la raccolta, evidentemente vuol dire che c'è un grande problema. C'è un grande problema che certamente è politico, certamente è di programmi, ma poi attiene anche alla responsabilità di chi compra, chi vende, come compra, con quali regole, quali trasparenze. Qui stanno girando assegni a vuoto, stanno girando, c'è di tutto. Noi dobbiamo mettere un punto su questa situazione, perché questa è una situazione che va monitorata. Queste sono tre iniziative molto concrete.
C'è un altro asse di intervento che riguarda l'idea di fare nelle scuole, nella società, di aprire un'iniziativa su come si recupera la cultura del lavoro della terra, su come si garantisce a questo territorio di avere un rapporto corretto con l'uso della terra, e quindi c'è tutto un altro filone di iniziative su cui sicuramente ci impegniamo. C'è l'idea che tutto questo ascolto con la società si trasformi in tavoli con le istituzioni. Non per sostituire i sindacati fanno il loro lavoro, ci sono i sindacati, i partiti che fanno il loro lavoro, devono farlo, speriamo lo fanno bene, male, non è questo il luogo per fare la riflessione. I sindaci non si sostituiscono, i comuni si muovono per sostenere un'idea complessiva che la comunità e la società ponga le questioni alle istituzioni e le chiave al dovere e alla responsabilità. E come abbiamo saputo fare sul limo agricola, così dovremmo fare sul crollo del prezzo del reddito ai prodotti, sulla questione del diritto all'acqua e così via. Grandi azioni, tavoli con i comuni, e per ultimo serve una capacità di sostenere le istanze e le iniziative delle organizzazioni professionali, dei movimenti, degli agricoltori. Un giornalista prima mi chiedeva: ma il resto della società dov'è? C'è una società sfiduciata, voi lo sapete perfettamente, c'è una società che è ammutolita, che non parla più, i soggetti sono piegati, non si fidano delle istituzioni. Io devo testimoniare, per esempio, il dato di una polemica che ho avuto con la prefettura di Matera proprio su questo punto. Dice: ma non ci sono le denunce dell'usura. Io porto 10 casi di denunce per usura di gente che ha fatto le denunce e poi è stata costretta a vedere come fare. Se tu non hai le risposte, le istituzioni non possono attendersi che i cittadini fiduciosi si rivolgano a loro. La rete dei municipi rurali, con la sua iniziativa nell'immediato, ma soprattutto nella prospettiva, punta a recuperare fiducia nell'idea che con la partecipazione si possa cambiare il corso delle cose, come è avvenuto sul limo agricola e come dovremo saper fare su altro. Questa è l'idea, sono i quattro assi di iniziativa che ci muovono. Alla fine dell'incontro noi poi produrremo un comunicato stampa anche annunciando alcune cose un po' più concrete, che però diciamo direi ci fermiamo qua. Allora io mi sono fermato, propongo a questo punto che qui manca soltanto Tursi, che si scusa perché non può esserci, dei comuni che avevamo invitato. Io dico che adesso firmiamo l'atto di costituzione del coordinamento dei sindaci del Metapontino all'interno della rete dei municipi rurali, poi i sindaci interverranno per dire la loro, però adesso compiamo l'atto, come io interverrò in quest'atto come rete dei municipi rurali, i sindaci come sindaci o in ogni caso la presenza dei comuni. Sì, ma dopo la firma, ognuno di voi... E come volete voi, se volete intervenire o se no, adesso firmiamo l'atto. Qui siamo abituati alla firma digitale. Per scusa Martino, guarda, c'è una valida delle firme, alzo la testa. Grazie. Stessa cosa, che è la più vai, vabbè, poi alla fine tu che la devi mettere alla fine. Vai. Ok. Vai. Tu hai firmato Eugenio? Ok, siamo al completo. Bene. Allora, i colleghi mi hanno delegato
Accolgo volentieri il loro invito. Gianni è stato già esaustivo, così come l'è stato Enrico Mascia, aprendo diciamo, questa conferenza stampa. C'è poco da integrare, ma voglio dire, forse un concetto va chiarito. Il coordinamento dei sindaci, come giustamente ha detto Gianni, non nasce come alternativa a tutti gli altri soggetti che sono e saranno sempre i benvenuti in questa piattaforma. L'unione fa la forza, è un vecchio detto e questo si sa da sempre, per cui il motivo per cui abbiamo deciso di metterci insieme è stato questo. Abbiamo avuto già degli incontri in regione dove abbiamo affrontato parzialmente, ovviamente non può essere esaustivo un solo incontro, abbiamo affrontato parzialmente delle questioni. Io mi permetto di dire che questo coordinamento nasce, diciamo, mi sembra quasi naturale che nasca, e forse mi sono più volte chiesto anche il perché non fosse già nato in passato, perché noi viviamo per l'appunto in una zona dove l'economia si fonda sull'agricoltura, quindi se l'agricoltura non ha reddito, non hanno reddito, mi permetto di dire, neanche i comuni, ai quali gli agricoltori poi devono contribuire, diciamo, pagando le tasse, ma quando sono in condizione di farlo, perché si possano erogare i servizi sul territorio. Quindi siamo per l'inclusione, non per l'esclusione. Dobbiamo necessariamente intervenire, e lo facciamo istituzionalmente perché è un nostro dovere, ritengo che sia un nostro dovere. Non facciamo la guerra a nessuno, questo lo vogliamo chiarire, cioè noi, il nostro scopo è uno ed unico, fungere in qualche modo da portavoce, dare cassa di risonanza a quelli che sono le denunce delle problematiche degli agricoltori dai quali apprendiamo quotidianamente, cioè noi siamo dei traghettatori, dico io, no? Cioè, l'attività di coordinamento deve servire a questo, raccogliere quelle che sono le problematiche, le denunce degli agricoltori e portarle sui tavoli istituzionali, nei quali intendiamo non scontrarci necessariamente con le istituzioni sovraordinate, ma confrontarci e dare per quanto possibile anche il nostro contributo, riportando quelle che sono le voci per l'appunto del mondo agricolo. Questo è il nostro scopo. È evidente, perché qualcuno mi diceva, quando poi si rimane sordi alle richieste, noi non lo siamo stati e non lo saremo mai. Ma voglio dire, se poi altri dovessero rimanere sordi, è chiaro che non saremo noi, io mi permetto di dirlo questo, i silenziatori del mondo agricolo. Il mondo agricolo avrà delle reazioni che noi vogliamo evitare e fungere un attimino anche da cuscinetto, già che gli strali, diciamoci la verità, ce li prendiamo noi per primi, Gianni, perché vengono davanti alla porta. Non a caso ultimamente, e concludo poi l'intervento, abbiamo avuto quell'incontro a Potenza, si sono stabilite delle cose, non creiamo allarmismi perché c'è in atto un'emergenza idrica che non è più un'emergenza non è più un'emergenza saltuaria, questo lo dobbiamo dire, ma è un'emergenza strutturale, per cui anche in quel tavolo è stato proposto di mettere finalmente mani pure alle strutture, perché sennò tutti gli anni avremo questo tipo di problematiche. Però nel momento in cui si assumono degli impegni, questo lo voglio dire pubblicamente perché è giusto che sia così, devono essere anche rispettati. Io ieri ho avuto numerose lamentele da parte di agricoltori che sostengono, e questo lo appureremo, e magari è il caso di chiedere anche un incontro a breve, perché ho tentato di contattare sia l'assessore sia il presidente, ma non ci sono riuscito al momento. Lamentano insomma che il trasferimento dell'acqua non avvenga più nella diga di Cannano, ma sia stato deviato il flusso in altre sedi, a Monte Cotugno. È chiaro che Cannano serve la nostra zona, quindi il Metapontino è servito per lo più parte del territorio di Bisticci, ma Scanzano, Vasili e Coricoro sono serviti dalla diga di Cannano, per cui dall'impianto di Cannano, per cui voglio capire, come si suol dire in questi casi, a che gioco giochiamo, perché se dobbiamo semplicemente, se qualcuno pensa che siamo semplicemente il cuscinetto e dice meno male che ci sono loro, cioè sta sbagliando, perché poi le responsabilità saremo anche
credo sia giusto così, in grado di indicarle. Le nostre ce le assumiamo tutte noi, però anche gli altri, i livelli sovraordinati, se le devono assumere altrettanto. Questa problematica credo non dipenda dal consorzio, perché poi come noi un po' il consorzio è il front office, no? È quello dove ci si va a rivolgere, però se non viene messo neanche in condizioni di operare, perché non ha, gli manca la materia prima, è chiaro che anche loro vanno in difficoltà. E lo dico dopo aver avuto anche non voglio dire diverbio, ma un confronto molto acceso con il commissario del consorzio di bonifica in quella sede regionale. Devo dire però che anche lui, a quanto ho capito, si trova poi di fronte a delle situazioni che vengono dall'alto, dove è difficile poi gestire. Allora la dobbiamo smettere, insomma, di dover essere necessariamente solo e soltanto noi sindaci o solo e soltanto il consorzio a dare risposte, ma devono dare risposte sulla gestione, per esempio, della risorsa idrica anche ai livelli superiori, cioè l'autorità di bacino, cioè l'EPRI, cioè l'assessore regionale e il presidente regionale. Queste sono cose che dobbiamo dire con chiarezza, altrimenti non abbiamo motivo di esistere. Tutto qua. Allora, io porto il saluto di Confagricoltura Basilicata, cui Gianni ci ha invitato. Confagricoltura Basilicata c'è in questa manifestazione perché non è il problema dell'agricoltura lucana in questo momento, perché rappresento, sono uguali per tutti, o che l'agricoltore sia iscritto a Coldiretti, che sia iscritto a CIA, che sia iscritto a Copagri, i problemi sono uguali per tutti, per cui la Giunta mi ha... di Basilicata mi ha autorizzato a portare il saluto ai sindaci, noi siamo presenti. Voglio ricordare che Confagricoltura Basilicata può essere diciamo un po' più piccola come numero di associati, però è la seconda come assuntrice di manodopera, assume in genere il suo target e nelle medie e grosse imprese, per cui i sindaci del Metapontino, quando vogliono e come vogliono, anche tramite Gianni, ci si può, Confagricoltura dà la disponibilità a confrontarsi e a mettersi in discussione soprattutto. Io vorrei un applauso. Vi auguro buon lavoro e potete contare sulla nostra solidarietà. Io lo considero davvero un atto importante che smentisce l'idea che noi promuoviamo e costruiamo luoghi settari. Io la dico così senza peli sulla lingua. Settario e chi non c'è. Chi c'è, benvenuto e buon lavoro, perché questo è lo stile che ci deve caratterizzare. Non perderemo una volta il compito, non verremo meno al compito di sollecitare tutti a partecipare ad uno spazio largo. Poi chi non ci vuole stare se ne assuma le sue responsabilità. Volevo dire, sono d'accordo, giusto a modo di battuta. Qualcuno ha avuto da dire su Confagricoltura. Noi come Confagricoltura siamo i secondi assuntori in regione Basilicata di manodopera agricola, per cui abbiamo tutti i titoli per dire qualche cosa. Saluto e ringrazio allora Confagricoltura anche a nome dei colleghi sindaci, e purché ci si occupi di agricoltura, voglio dire, appunto, tutti hanno il diritto e questo le rende merito, tutti hanno il diritto e il dovere di dire la loro, e chiunque è ben accetta, non c'è bisogno di aggiungere, come dire, altre cose per accreditarsi, diciamo. Non so se i colleghi condividono. Comunque grazie e ovviamente ricambio il saluto a lei e ai suoi associati. Grazie a tutti per la partecipazione e pari avanti tutta allora e facciamo cose buone. Volete dire qualcosa? Sì o no? C'è qualche altro intervento? Allora, però devi parlare al microfono. No, tieni premuto. Tenga premuto. Ah, ok. Allora, buongiorno a tutti. Io sono Cosimo Stigliano, un agricoltore di Policoro. È da tantissimi anni che portiamo avanti queste battaglie. Sono anni che
facciamo manifestazioni perché veniamo da una situazione, da una lunga data, che avevamo iniziato a percepire che le situazioni incominciavano a precipitare. Però un po' tutti, dico scusatemi, un po' tutti, hanno fatto i soldi e cibi, quando ancora si poteva un po' vivere, si combattevano spese e si poteva portare ancora in qualche maniera avanti la famiglia. Oggi non si combattono più spese, non si porta più avanti la famiglia e mi ritrovo dopo 25 anni di combattere in tutte le strade, Sicilia, Battipaglia, Puglia, nel nostro Metapontino, ci hanno riviso sempre in faccia. Sono andato sotto il tir, sono andato in ospedale, sono stato denunciato e oggi dopo tanti anni mi ritrovo qui nel comune di Policoro a discutere ancora tutte queste situazioni. Siamo sempre e ancora ad un punto morto. Vi dico, vi trasmetto in poche parole, carissimi sindaci, un grande rispetto a voi tutti di essere intervenuti, ma ci stiamo incontrando più volte. È finito il tempo delle vacche grasse. Io è il terzo anno che chiudo sotto il rosso, non ho più reddito e ogni 10 giorni sto ripiantando tutto da capo perché le biopace non funzionano più con questa malattia che abbiamo. Il mercato è zero, ho venduto le lettere che facevano spavento per quando mi ci sono dedicato anima e corpo a 12 centesimi. Ditemi voi, quando prendete voi al mese? Scusate questa domanda stupida. Stupida? Forse. I sindaci sono quelli che lo... E io fatemi il conto quando ho guadagnato in un anno di lavoro. Quando ho guadagnato? Vendendo quelle nettarine che per forse portare avanti la produzione delle nettarine ti fanno un mazzo tanto. Per dire il percorso. Idem! Io non so più cosa rispondere alla vita quotidiana. Se io faccio una domanda al nostro sindaco ammiraglio di Policoro, se io non pago la nettezza urbana, ai tempi buoni che si guadagnava qualcosa, sono riuscito a costruire un piccolo agriturismo con il mio sudore e la mia famiglia. Oggi mi ritrovo a pagare 7-8 euro al metro quadro. Io non ho i soldi, signor sindaco, per pagare la spazzatura, anche perché oggi non si lavora manco più, perché la gente non ha più i soldi, e quei pochi soldi che ha, che dispone ancora, li usa per mangiare, per portare avanti la sua famiglia. Lei, se io non posso pagare, cosa mi fa con questo mestiere? Ho altri enti, cosa fanno a questo mestiere? Io ho quasi 60 anni. Ma solo di sudore, ho avuto un papà che nel lavoro, nel portare avanti un dignitoso e pesante lavoro, è diventato cieco per 2 incidenti agli occhi, per 2 schermi. E noi da ragazzini ci siamo addossati il giubbo sulle spalle, onoratamente in Policoro, siamo molto conosciuti, lo abbiamo onorato sempre tutti. Ma oggi non mi vergogno dire, sto mantenendo con le unghie e con i denti, quei pochi denti che mi sono rimasti. Non ce la faccio più e lo dico a tutti voi. È finito il tempo di fare passerelle. Rimbocchiamoci le maniche, tutti quanti. Non ci prendiamo in culo più. Scusatemi il tempo. Perché non ce la facciamo più. Io non ho reddito più. Ok, a 12 centesimi è una vergogna, è una grandissima vergogna, e rendetevene conto tutti quanti. Io vi ringrazio, vi chiedo pure scusa perché vi meritate, le scuse
perché io sono una persona umile e rispettosa, ma ne ho fatte troppe e ne ho viste troppe. Di questi incontri si devono finire, dobbiamo essere diretti se vogliamo ottenere qualcosa, perché se ci continuiamo a nascondere dietro al dito, come hanno fatto sempre, nomino gli agricoltori del mio settore, me ne vergogno. Abbiamo fatto sempre come Totò, andiamoci e partite. E oggi ci troviamo a questo punto, grazie pure a loro, grazie a loro, perché non ci credevano che si arrivasse a questo punto. Ci siamo arrivati, siamo in profondo rosso. Non ce la faccio più, se tra poco svengo. Grazie a tutti e ho finito. Allora, Giovanni. No, io sarò breve. Devo dire la verità, anche Stigliano lo conosco, è stato abbastanza toccante il suo intervento. Il problema principale è che adesso che voi sindaci siete scesi in campo, ed è l'occasione giusta, per andare a Roma e fermare uno dei maledetti trattati che stanno andando avanti, perché di questo non ne avete parlato, perché siamo riusciti nel passato a bloccare il TTIP, che era un trattato internazionale voluto dal sistema in Europa, dai nostri partiti in Europa, dai nostri politicanti in Europa, e che è stato bloccato. Adesso però c'è il CETA che ci sta andando avanti, è un altro trattato internazionale in cui i prodotti dell'America e del Canada verranno importati qui in Italia, cioè noi stiamo mangiando il grano ricco di pesticidi e soprattutto di uno dei più potenti pesticidi, che è un disseccante e che tutta la scienza sta dicendo essere il più pericoloso. Allora, se domani mattina questa roba viene portata in Europa, qui non venderemo più niente, perché stiamo passando da un mercato di domanda e offerta, così come c'è stato imposto, a un mercato arrangiati, perché quest'anno noi abbiamo visto le nostre primizie, le pesche buttate a terra, c'era un puzzo di putrido in giro per le strade per tutto il mese di giugno, da fare vergogna. E allora io non mi trovo più con questo mercato in cui da una parte sto buttando il mio prodotto, che non è più un prodotto nostro nazionale, cioè noi stiamo importando piante, quindi abbiamo perso la biodiversità. Stiamo allevando un bambino che praticamente in ogni momento sta morendo, quindi devo fare interventi fitosanitari, devo dare coccime, devo dare acqua. Uno dei problemi reali quest'anno è l'acqua, ma non sarà solo di quest'anno il problema acqua, perché abbiamo una diga che non si riempirà mai più. E io vorrei capire una volta per sempre, per cui invito i sindaci, oltre ad andare a Roma e chiamare gli altri sindaci e bloccare questo maledettissimo trattato che è già passato in prima commissione e prima o poi in una di queste notti verrà approvato, di mettere in un tavolo anche l'ente irrigazione, perché noi qui un altro problema che stiamo avendo è che il mantenimento delle nostre piante è solo possibile grazie all'acqua. Se non abbiamo l'acqua, abbiamo finito pure le piante. E allora un tavolo di trasparenza intorno, in cui ci devono spiegare perché la diga 2 anni fa è stata completamente svuotata, perché non è stata più riempita. Qualche cattivo dice che a Monte hanno fatto un teatro greco, per cui guardando il piano quotato non si riempirà mai più. Dico che sono cattivi, non ho le prove, però sta di fatto che la diga non è riempita, e se noi non abbiamo l'acqua non possiamo irrigare, non possiamo mantenere le nostre coltivazioni. Grazie. Allora, l'ultimo intervento, Michele. Niente, io sono un esperto di diritto pubblico, sono a Matera da un po' di tempo, ho girato le realtà ambientali e agroagricole più importanti di tutta Europa e ho rapporti, diciamo, ufficiali con il Parlamento europeo, ma come un tecnico, come un esperto. Allora, secondo me c'è da proporre da Policoro
la grande riforma nuova della agricoltura, perché se non facciamo una riforma dell'agricoltura, qui in pratica il sistema va a rotoli e passeranno tanti trattati, non solo con la CETA, ma tanti altri che hanno in essere. Allora, Policoro deve diventare, con voi sindaci, voi consiglieri, con le realtà più intelligenti del mondo contadino, una proposta nazionale di proporre questa grande riforma, perché soltanto in questo modo qua non avete più problemi dai prossimi anni di riunirvi e fare queste riunioni più concrete. Il problema è portare le istituzioni qua, quindi il tavolo di crisi che Gianni ha proposto a Potenza insieme a voi deve diventare un incontro mensile dove voi portate qua il Presidente della Regione, l'Assessore della Regione, i Presidenti degli enti, voi sindaci che rappresentate il popolo, perché solo con un controllo democratico sulla gestione può avvenire che questo discorso della grande riforma agricola possa partire, anche invitando intellettuali, associazioni di consumatori, tutti coloro che possono a Bruxelles e a Roma proporre questo. Ma vi rendete conto che il 45% della spesa dell'Europa è nel mondo agricolo? Soldi che non vanno a voi agricoltori, vanno ai trust, alle multinazionali. Dobbiamo cambiare queste regole, partendo da Policoro. Bene, allora io direi che se c'è qualcuno dei comuni sì. che vuole intervenire, poi proviamo, perché sennò la trasformiamo in un po' meglio questo. No, tanto un minuto soltanto, ringrazio tutti, e anche per rispondere al dottor La Salandra, noi abbiamo portato nell'ultimo consiglio comunale la deliberazione per quanto riguarda il CETA, tutto qua, quindi come penso anche gli altri comuni. Volevo solo precisare questo e ringrazio tutti. Allora, sentite, se posso, noi faremo un comunicato stampa, raccogliamo tutto naturalmente. Una cosa deve essere chiara, questo è un coordinamento dei sindaci, va bene? Questo che cosa significa? Che noi abbiamo la necessità di muovere le istituzioni, rimane pur sempre un coordinamento dei sindaci, naturalmente, che si muovono all'interno dei percorsi istituzionali che sono possibili. Naturalmente, per come la stiamo condividendo, con l'idea che siano percorsi partecipati, ma è pur sempre un percorso delle istituzioni. Perché dico questo? Perché voglio dire a tutti quanti quelli che sono presenti, e il messaggio che dobbiamo dare fuori è che poi c'è un pezzo di società che si organizza, per quello che ci riguarda, Altra Agricoltura, il Movimento Riscatto, ma io spero la Confagricoltura, tutti quanti gli altri soggetti devono alzare il livello dell'iniziativa sul piano sociale e sul piano sindacale, che non è la stessa cosa di quello che devono fare i sindaci, è da questo incontro che può nascere in qualche modo. Questa è la prima cosa che voglio dire, quindi non è che oggi stiamo dicendo quindi c'è una battaglia di natura sindacale, di natura sociale che va messa in campo oltre i livelli istituzionali, che non solo continua, che va ampliata. Naturalmente il tavolo dei sindaci non è che sostituisce, rafforza un percorso con la sua caratteristica e la sua specificità. Seconda questione, i sindaci ora sanno, per come la stiamo impostando, anche per le cose che dicevi prima tu, che ovviamente quando apriamo alla partecipazione raccogliamo quello che c'è nella società, e nella società c'è rabbia, c'è la crisi, se la vogliamo ascoltare. Quindi siccome è questo, noi dobbiamo prendere atto e sapere che c'è un grande problema di dare voce a questa grande sofferenza. Cosimino, con cui condivido ormai da un tempo infinito tutte quante le battaglie e anche le iniziative, poteva parlare a nome di tutti quanti gli altri. L'indignazione e la rabbia deve essere canalizzata nello sforzo di favorire dei risultati, perché altrimenti quella rabbia e quella indignazione si trasforma in un problema per la democrazia.
Quindi noi siamo qua scommettendo sul protagonismo dei comuni e dei sindaci intorno all'idea che questo torni a essere invece un elemento di garanzia per la democrazia, perché se poi le risposte non ci saranno, non è che noi, non è che i sindaci si sostituiscono a qualsiasi cosa, i sindaci, diciamo, superando ogni divisione politica, questa è la cosa bella che c'è qui dentro, sollecitano chiunque sia al governo, chiunque sia alla responsabilità. Ognuno di noi farà il proprio lavoro con l'autonomia. L'ultima cosa che voglio dire è la rete dei municipi rurali nasce con l'obiettivo di raccogliere le istanze. La rete dei municipi rurali è parte con Altra Agricoltura del coordinamento nazionale contro il CETA. Fra le cose che noi abbiamo in cantiere c'è, cioè, la delibera tipo su cui stiamo mandando a tutti quanti i comuni che ancora non l'avessero fatta, quindi ben venga la sollecitazione, è un punto strategico. Nuova Sili l'ha già fatta, mi dicevi, giusto, Rotondella l'ha fatta, solleciteremo tutti gli altri ad assumere cose di questo tipo. Ora noi chiudiamo qui. Ci daremo un appuntamento concreto anche alla fine, rimaniamo due minuti proprio per deciderci alcune cose molto operative, non doverci inseguire. Sì. Sì. No, allora, penso di poter parlare anche a nome degli altri sindaci nell'esprimere la solidarietà a Cosimo e a chi si trova nelle condizioni di Cosimo. Io quando parlavo sembrava di vedere mio padre, posso essere suo figlio. Il disagio è legittimo ed è giusto, e capisco anche, diciamo, il tono che ho utilizzato, però voglio specificare una cosa, lo dico pure con molta umiltà. No, Cosimo, ti dico no, perché siamo qua, solo sta cosa, veramente lo dico con molta serietà e umiltà. Noi siamo qua come sindaci perché siamo il front office dei disagi delle persone che, come te, i nostri elettori sono agricoltori, e tutti i giorni in comune riceviamo gente, cerchiamo di affrontare i nostri piccoli disagi, che per quello che possiamo affrontare cerchiamo di farlo, però siamo sindaci di colore politico diverso tra di loro, cioè qua c'è tutti i colori politici stanno. Questa dimostrazione, cosa voglio dire? Che non abbiamo deciso di venire qua oggi a fare una passerella, a dire quando siamo belli, siamo bravi, uniamoci e cerchiamo di fare qualcosa. Voglio specificare, l'obiettivo qual è? Proprio perché siamo rappresentanti delle istituzioni, oltre alle forme di protesta che abbiamo sempre sostenuto anche, noi abbiamo il compito sacrosanto, il dovere di interloquire con le istituzioni. Noi siamo stati già a Roma in un'occasione a parlare, non so se ce li vuoi tu, a parlare col sottosegretario dell'agricoltura, abbiamo affrontato nello specifico. Dobbiamo risolvere i problemi, per risolverli dobbiamo sederci sui tavoli giusti ed essere determinati nel farlo. Prima che succedeva? Se andava singolarmente ogni sindaco, aveva magari una considerazione, a volte personale, magari perché c'era un interlocutore del proprio partito. L'obiettivo che noi stiamo cercando di fare è di unirci nel provare a far sentire un'unica voce, che è una voce più vasta, di rappresentanti delle istituzioni, per provare a non arrivare a quei momenti in cui magari noi non invitiamo nessuno e non vogliamo fare manifestazioni a vuoto che servono solo per lavare la faccia. Nessuno di noi ha questa intenzione, l'obiettivo è quello di provare ad essere determinanti nel dare, per quello che è possibile, perché non si possono risolvere tutti i problemi di noi. Il mercato, ad esempio, dell'agricoltura, noi possiamo provare a fare una proposta, anzi, io invito pure il dottore lì a fare delle proposte da poter condividere nella nostra piattaforma e ragionare insieme, però ci sono dei problemi che si possono risolvere, come quello della siccità, dove abbiamo fatto un tavolo e chiesto un tavolo istituzionale e delle soluzioni, diciamo, sono state trovate, altri tavoli in cui c'è bisogno di più lavoro, perché bisogna fare delle leggi, prepararle, quindi a tutela del comparto. Questo è il lavoro che noi stiamo, ve lo volevo specificare per evitare fraintendimenti e per evitare tutto qua. Grazie per... Se fino adesso, quante volte siamo andati dal governo, quante volte siamo stati alle regioni, immaginate in 25 anni, quante volte siamo andati? Ogni volta ci hanno dato il contenuto. Quello che io voglio dire in un modo incisivo, non c'è più tempo, non c'è più tempo.
Quindi vi trasmetto ulteriormente di battere i pugni, non staccarci da loro se noi non lo teniamo, perché non c'è sopravvivenza per loro. Non abbiamo più un prodotto, uno, non c'è, che ci può dare a nessuno di noi, non ce n'è rimasto. Mi dite voi come dobbiamo fare a pagare le tasse al governo, ai comuni, a tutti gli enti che vogliono. Ti voglio bene, fermi. A chi dobbiamo fare? Come dobbiamo fare? Cosa mi dici? Adesso voglio l'automatico. Cosa ti voglio bene, allora, ora bisogna battere tu. Ok. Non è più tempo. Ok, fermo. Giovanni, 30 secondi per favore, dobbiamo chiuderla questa cosa, grazie. Grazie Gianni, io dico grazie anche ai sindaci che hanno partecipato oggi in questa riunione. Io dico, faccio solamente, diciamo, gli do solamente delle idee, diciamo, progettuali di questo progetto a questi sindaci che, diciamo, che si sono trovati sprovveduti in ogni genere e in ogni campo. Vi dico solamente una cosa molto importante: siamo perversi da una politica così medioevale che a noi tutti non ci permette nemmeno di parlare. L'agricoltura non è stata mai un punto di baricentro della Basilicata, è stato sempre un sottoprodotto per loro, perché hanno fatto delle scelte politiche di diversa natura. Da oggi vi invito anche a tutti i comuni di dare un grande aiuto agli agricoltori, soprattutto nella valorizzazione dei loro prodotti del loro paese e della regione se stessa. Solamente così possiamo fare cassa momentaneamente. Questo è il piano d'aiuto, perché tra governo centrale, governo regionale, che è assente proprio, non esiste proprio, i sindaci, poveri loro, che si sono captati in questa mossa, andare a combattere con il governo centrale è diventato difficilissimo. Quindi noi ci accoppiamo a loro, loro ci devono dare una mano nel raggruppamento di tutte queste cose e pian pianino dobbiamo creare una rete, come dice Gianni, di essere sempre più forte, efficiente ed efficace della situazione. Grazie. Va bene, allora abbiamo chiuso. Abbiamo chiuso, abbiamo posto le basi, parte il coordinamento dei sindaci, sarà noto nei prossimi giorni quali sono le iniziative concrete. Nel frattempo dico agli agricoltori presenti, anche Giovanni era un agricoltore, un produttore di formaggi straordinari, che ormai non può più lavorare, ci fermiamo qui, dico agli agricoltori, i sindaci sono in campo. In campo ci devono essere anche gli agricoltori, noi dobbiamo rivedere la strategia del mondo agricolo, nei prossimi giorni ci incontriamo e definiamo i passaggi ulteriori. Grazie.